trovato. Saluto Carlo Vallotto con me per questa parte di diretta. Carlo, buongiorno, ben trovato sulle Fonti TV. Buongiorno Manuela, ben trovata anche a te, grazie per l'invito. Grazie a te, figurati per la collaborazione. Allora, Carlo, beh, che dire, ovviamente in questo momento stiamo tutti attendendo, no, i risultati dei dialoghi, degli accordi che in Europa si stanno cercando proprio sul fronte delle sanzioni, fermo restando che a monte, c'è l'attesa per una risoluzione del conflitto che potrebbe calmierare un po' tutto, però finché ovviamente questa fine non arriverà, dobbiamo basarci sugli elementi a nostra disposizione che ruotano intorno a queste sanzioni che colpiscono ovviamente ancora di più le materie prime e quindi di conseguenza i rapporti commerciali. Allora, facciamo un discorso generale, poi lo dico già come breve sommario per chi ci ascolta, anche per eventuali domande, parleremo di petrolio, di gas e delle altre materie prime che in questo momento sono maggiormente colpite. A te, Carlo. Sì, diciamo, ecco, è correttissimo, insomma, fare una panoramica, insomma, diciamo, dalla testa ai piedi di tutta questa situazione, proprio per, insomma, comprendere che cosa? Comprendere che la situazione sulle materie prime, o meglio ancora, se vogliamo un po', ampliare la nostra visione, non c'è soltanto il petrolio, non c'è soltanto il gas, ci sono anche delle altre materie prime, soprattutto le alimentari, che stanno mettendo in ginocchio molti paesi. Non parlo dei paesi, non parlo soltanto dei paesi quali l'Italia, l'Europa, ma molti paesi come lo Yemen, il Libano, l'Egitto, molti paesi che in questo momento sono, o meglio, sono economie non ancora completamente sviluppate e veramente stanno lottando veramente tantissimo. Quindi ecco, con questa piccola cosa, diciamo, vorrei che anche tante volte ci si potesse focalizzare su altre situazioni estremamente più complicate, molto più difficili rispetto a quelle che possiamo vivere noi. In ogni caso, ecco, tutto ruota intorno alla mancanza di forniture determinate dalle sanzioni verso la Russia. Insomma, la Russia è uno tra i principali produttori, l'hai ricordato, insomma, poco fa anche tu nel sommario. Quindi divieto di importazione su carbone, legno, cemento, liquori, insomma, frutti di mare, tantissime altre cose, insomma. Però soprattutto, ecco, per quanto riguarda il carbone, ecco, l'Italia potrebbe veramente, insomma, non essere messa molto bene, perché è vero che avevamo in qualche modo cercato di dismettere le centrali a carbone, in questo momento ne abbiamo stretta necessità, Appunto, appunto. e quindi insomma, siamo stretti in una morsa No, d'acciaio. più che altro perché poi appunto poi si potrebbero aprire tante discussioni sulle scelte che sono state fatte, no? Che non hanno tenuto conto, perché poi sai, è vero che col senno di poi è facile ragionare, però è anche vero che la lungimiranza un po' ci vuole, non si può bloccare tutto e tagliare delle strade, chiudere delle strade per poi trovarsi come ci stiamo trovando oggi, no? In cui dobbiamo riattivare anche dei canali che avevamo un po' abbandonato. Senti, ovviamente tutto questo, perché poi tu hai citato quelle che sono le materie prime un po' più colpite, che sono direttamente collegate alla Russia, questo si traduce in difficoltà per le imprese. Tu hai detto l'Italia potrebbe essere messa male proprio per diciamo, l'aspetto più immediato, ma anche l'aspetto poi indotto, cioè le imprese che non riescono più a far fronte, no, agli ordini, quindi di conseguenza non riescono più a produrre, i costi elevati. Si è parlato appunto Confindustria di recessione tecnica, se si continua così, insomma, arriviamo poi all'economia di tutti i giorni. Arriviamo all'economia di tutti i giorni. Diciamo che sostanzialmente il grosso problema è proprio questo, insomma, cioè andare a sopperire, andare a coprire quei fabbisogni che l'industria ha bisogno. Quindi ecco, naturalmente una recessione tecnica, diciamo che già arriviamo da un periodo di 2 anni di lockdown, quindi insomma, con tutto ciò che è successo, questo lo abbiamo detto altre volte, proprio chiaramente non ne avevamo assolutamente bisogno, anche dal punto di vista umano, assolutamente non scherziamo su questo. Però tornando all'aspetto economico, certamente, insomma, le aziende hanno necessità di fare i conti proprio della serva, ovvero mancanza di materie prime, mancanza di energia. Si temono addirittura dei lockdown
energetici mirati, Certo. insomma. E quindi ecco tutta una situazione che certamente mette ancor più sotto pressione non soltanto le aziende, ma ciò che diciamo in primis le aziende, e poi successivamente naturalmente ci siamo noi, quindi i consumatori, quelli che hanno bisogno di tutto ciò che, di tutto ciò di cui abbiamo normalmente bisogno. Possiamo naturalmente magari utilizzare la macchina un giorno in meno, però ecco, difficilmente insomma, possiamo in qualche modo ridurre drasticamente i consumi. Certamente possiamo tenere la lampadina accesa un'mezz'ora in meno, riscaldamento mezz'ora in meno, però Sì, però comunque ciò non è che risolve il problema alla base, no? È esattamente. quello. Cioè, poi tutti Esattamente. possiamo contribuire come per Ma tutto. assolutamente. Peraltro, un altro allarme che è arrivato da parte dell'ANCI, l'associazione dei costruttori, si parla di cantieri bloccati, no? Proprio perché ovviamente si sta aspettando di capire dove porterà questa situazione delle materie prime, e, oltre poi, senza parlare della burocrazia italiana che blocca ulteriori sblocchi, scusate, esatto, perché Ulteriormente, è sì. il cane che si morde la coda, no? Quindi insomma siamo bloccati, non possiamo sbloccarci per la burocrazia che ci blocca, insomma guardate un po' come siamo messi. E, ecco, Simpaticamente, ecco, siamo proprio, l'Italia è un paese molto simpatico e variegato. simpaticamente appunto, quindi vabbè, se ti chiedessi, insomma, scenari futuri sono quelli che stiamo raccontando oggi, c'è poco da dire, credo, al momento, no, Carlo? C'è poco da dire. Diciamo che non vogliamo sempre fare le solite polemiche politiche, trite e ritrite, però certamente ecco, progettare più a lungo termine, non utilizzare lo strumento del referendum per situazioni a livello energetico, insomma, situazioni che non vanno decise dalla popolazione, ma vanno decise da strutture ben specifiche. Questo ci ha portato nel corso degli anni ad avere una minore produzione di gas, una minore produzione agricola, cioè un rallentamento per tutto ciò che è le infrastrutture, nonostante l'Italia insomma sia comunque, ricordiamo sempre, un'economia in qualche modo fai da te, quindi è un'economia che grazie al fai da te italiano, insomma, siamo sempre in qualche modo, se non la terza, la quarta economia europea, quindi molto molto importante. Il problema della Russia, naturalmente molti 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 prodotti italiani, molte aziende italiane esportano in Russia, quindi dobbiamo fare il conto. Si parlava di una stima di 700-800 milioni di euro in meno, e non sono briciole, cioè ecco queste cose qui. Però naturalmente, certamente, insomma, in qualche modo noi cerchiamo di fare le nostre analisi il più obiettivamente possibile, però non possiamo fare i conti con con questo gap, con questo rallentamento, insomma, che dobbiamo in qualche modo subire. Ecco Carlo, arriviamo proprio a ciò di cui si sta discutendo a livello europeo, cioè dell'embargo sul petrolio fondamentalmente, cioè su gas e petrolio. L'Unione Europea ha aperto anche a questo, è arrivato il no da parte di Austria e Germania, perché ovviamente ci potrebbero essere gravi conseguenze proprio in Europa direttamente. Allora, tu cosa ne pensi? Cosa potrebbe succedere? Poi parliamo anche a livello, andiamo a vedere anche a livello grafico, insomma, partiamo proprio dal petrolio. Sì, diciamo che l'Europa si è un po' tirata indietro rispetto diciamo al no dell'America, insomma al blocco totale dell'America. L'Inghilterra ha ricordato come probabilmente vorrà staccarsi dalle forniture russe. Sì, però ci vorranno, il primo ministro ha ricordato, ha detto sì, stacchiamoci dalle forniture russe, ed è anche giusto da un punto di vista di diversificazione, al di là della situazione attuale. Però certamente, insomma, ecco, ci potrà essere questo distacco nei prossimi 12 mesi, quindi Certo. ecco esattamente, non dall'oggi al domani. La situazione è un po' complicata perché quest'anno, il 2021, quello appena passato, abbiamo avuto una situazione estremamente difficile dal punto di vista climatico. In Europa, innanzitutto, abbiamo avuto pochi venti e poche precipitazioni, quindi eolico e le altre energie rinnovabili, diciamo, difficilmente possono ricoprire se non una piccola percentuale. Quindi ecco,
in questo momento siamo totalmente legati al gas russo, quindi scorte anche sui minimi quinquennali, molti paesi sono, l'Italia no, grazie a Dio, l'Italia insomma in questo senso qui ha delle scorte maggiori, però molti paesi europei insomma si trovano in grave Beh, difficoltà. la Germania, ricordiamolo soprattutto, La Germania addirittura ha detto, sta paventando appunto blocco industriale, il blocco della produzione industriale proprio per mancanza di energia. certo. E questa è una cosa veramente, e attenzione, perché voglio dire, non è uno, non è, noi ne parliamo, però temo che la cosa, se dovesse sfociare, diciamo, in situazioni più gravi, potrebbe anche bloccare anche internet, insomma, le connessioni, dipende tutto dall'energia elettrica, insomma, ecco, si potrebbero aprire scenari piuttosto complicati. Naturalmente noi cerchiamo di essere in qualche modo ottimisti che si risolva questa situazione, però ecco, dobbiamo fare i conti. Abbiamo visto insomma anche il TTF europeo correre molto, adesso nelle ultime giornate il petrolio lo stesso, insomma, ha corso. Insomma, è aumentato ancora di Eh prezzo, sì, siamo infatti sempre. guarda, vado a prendere anche, partiamo proprio dal petrolio perché abbiamo visto ieri, insomma, l'attesa, stiamo parlando proprio dell'attesa per le sanzioni energetiche. Ah, aspetta che lo prendo, partiamo dal WTI, poi vado anche sul Brent, comunque ha spinto, ha portato il rialzo le quotazioni dei contratti petroliferi. Ecco, vediamolo, adesso sono sul WTI, Carlo, vediamolo un po', quali possono essere le previsioni. Adesso è a 102,87 dollari al barile WTI, 1,72 in progresso, e il Brent 107,40 dollari al barile con un aumento dell'1,74. Sì, innanzitutto partiamo proprio da quest'ultimo dato, ovvero dalla distanza tra il Brent e il petrolio americano, il WTI, uno spread aumentato circa 4 dollari e qualcosina, insomma, e 20 centesimi, uno spread che era arrivato soltanto a dei centesimi di distanza. Ecco, questo per chi conosce questo mercato vuol dire molto. Ecco, da come hai mostrato tu il grafico, vediamo proprio, ecco, questo grande nelle ultime, vedete la parte destra, insomma, la parte finale, come ci sia stato questo picco di quotazioni in saliscendi molto veloce, quindi un mercato molto nervoso, tantissimi operatori sono rimasti alla finestra, tantissimi grossi operatori sono rimasti alla finestra, moltissime delle navi cargo non hanno trovato la possibilità di onorare gli accordi proprio, diciamo, per evitare insomma di ulteriori sanzioni, e poi non c'è proprio la liquidità, le banche hanno bloccato la liquidità, quindi affittare una nave cargo è praticamente, diciamo, utilizziamo la parola impossibile, nel senso che è estremamente difficile. Situazione geopolitica enormemente aperta, perché l'India sta comunque comprando, diciamo, sottobanco, a sconto, a forte sconto, il petrolio russo, la Cina lo sta facendo altrettanto. Quindi ecco, non tutti i paesi del mondo sono d'accordo con queste limitazioni, anche perché, torniamo sempre al discorso detto prima, l'energia ci serve. Scenari possibili, quali possono essere? Scenari possibili, diciamo, ecco, un ritorno allo status quo, molto probabilmente, diciamo, guardando un po' la storia, quando ci sono questi picchi, come stiamo vedendo nel grafico, normalmente quello che ci insegna la storia è un ritorno allo status quo precedente. Quindi ecco, direi, l'area dei 100 dollari potrebbe, 100/95 dollari al barile, potrebbe essere, tra virgolette, un punto di ripartenza per cercare di capire, che cosa fare nel futuro. Ok Carlo, beh, poi appunto sul fronte euro-dollaro, insomma, bisogna ricordare che appunto l'euro è in sofferenza proprio per le sanzioni, quindi noi in quanto Europa dobbiamo valutare anche questo. In questo potranno, come dire, portare delle diverse considerazioni, cioè far arrivare a diverse considerazioni le banche centrali in questo momento, secondo te? Beh, diciamo che il discorso delle banche centrali, non voglio dire che dovrebbero essere slegate da quello che è la situazione geopolitica, però ecco, le banche centrali in questo momento si stanno, la Federal Reserve, la banca centrale
inglese, la giapponese, l'europea, insomma, stanno guardando che cosa? L'inflazione, un'inflazione Certo. che insomma è sfuggita dalle mani, non è più quel tanto sotto controllo, o la famosa temporaneità di cui Powell aveva insomma tante volte detto questa frase qui, ecco. Quindi bisogna fare il conto con situazioni piuttosto importanti. Mi permetto soltanto di ricordare velocemente il Perù. In Perù c'è come si può dire, un lockdown proprio perché le persone stanno protestando contro l'inflazione. Il governo ha imposto il coprifuoco proprio, ma siamo a livelli veramente, in Turchia ugualmente. Quindi ecco, sono un po' i canarini all'interno delle miniere questi primi paesi, cioè da di lì partono gli alert. Le banche centrali guardano molto questi, ecco perché li ho nominato. Quindi Sì. è possibile, abbiamo sentito anche ieri Brainard della Federal Reserve, come appunto bisognerebbe insomma cercare di iniziare appunto a tirare un po' i remi in barca in questo senso qui. Ecco, abbiamo già parlato ovviamente del gas, ma ti chiedo anche le previsioni sul gas, anche se in questo momento mi rendo conto che è molto complicato, peraltro si stanno cercando tante soluzioni, sbloccare insomma i nostri impianti, però abbiamo detto prima, no, c'è il tema della burocrazia. La proposta è quella anche di mettere un tetto, Draghi dice che bisognerebbe farlo a livello europeo sul prezzo del gas, insomma, però quali sono le tue previsioni sul natural gas? Sì, mi pare di aver letto insomma, che Spagna e Portogallo sono abbastanza propensi per mettere questo tetto sul Sì, gas. sì, sì, sì. Esattamente, ecco, insieme con l'Italia, insomma i paesi diciamo, del Mediterraneo, diciamo così. Ecco, il gas, parliamo del gas contrattato nei mercati internazionali, quindi il gas americano, per così dire, il natural gas che ha superato di gran lunga una zona di resistenza estremamente importante, i 5 dollari per milione di unità termiche britanniche, vorrebbe continuare la sua corsa. Ecco, il primo e il più importante è il raggiungimento dei 6 dollari, 6 dollari, la zona dei 6 dollari e 50, insomma, ecco una zona tecnicamente estremamente importante, il massimo relativo dell'ultimo anno, dal settembre del 2021. Io credo e voglio augurarmi, insomma, però tecnicamente io ipotizzo che insomma questo sia un po' una fase estremamente importante. Credo che il gas, senza voler fare previsioni azzardate, al di là delle fluttuazioni intorno alla zona che vi ho appena detto, quindi potrebbe esserci un ritorno, insomma, uno storno tecnico. Sì. Credo che il natural gas abbia voglia di correre ancora, credo che insomma voglia correre ancora, insomma, in questo senso qui. Ok. Grazie, grazie Carlo. Il nostro caffè possiamo continuare a berlo con calma e tranquillamente Sì, o... almeno questo, non toglietecelo. Dai, visto che ne Caffè, abbiamo... il nostro caffè, il nostro Ne caffè. parlavamo più diffusamente prima che purtroppo la guerra tenesse banco insomma, su tutto e con tutte le conseguenze su altre materie prime, però insomma spero e mi auguro di tornare a parlarne proprio perché potremo Speriamo proprio. accantonare. Esatto. Grazie Carlo Vallotto, come sempre per la collaborazione, ti seguiamo su metalliPreziosi.it e a presto sulle fonti TV. Grazie a voi, buona continuazione e Grazie. buon caffè a tutti.